È uno dei più prolifici e apprezzati interpreti della commedia all'italiana. Neri Parenti ha firmato buona parte della lunga serie delle vicende del ragionier Fantozzi. Fra gli altri, Fantozzi contro tutti nel 1980, Fantozzi subisce ancora dell'83 e Fantozzi in paradiso del 93. Ti presento tutti i miei amici! Ecco che c'è, si senti bene! Nonché la lunga serie dei film cosiddetti cinepanettoni, da Vacanze di Natale del 95 a Merry Christmas del 2001, a Natale sul Nilo nel 2002, a Natale a New York, Vacanze di Natale a Cortina, per citarne solo alcuni. Fiorentino, 76 anni, il regista, è stato l'ospite d'onore della 67esima edizione del Montecatini International Short Film Festival, manifestazione di cinema che si è aperta giovedì 6 e si protrarrà fino a domenica 9 ottobre. Nell'occasione Neri Parenti ha ricevuto l'Airone d'Oro alla carriera, premio che l'organizzazione del festival ogni anno consegna a registi autorevoli e importanti della storia del cinema. Il cinema italiano soffre un po' della crisi del paese, così come soffrono le pizzicherie, come soffrono le fabbriche, come soffrono tutto. Quindi c'è chiaramente c'è meno denaro, c'è meno gente che va al cinema, ci sono dei fenomeni tipo Zalone, ci sono ancora delle commedie che vanno molto bene, però sicuramente gli incassi si sono molto abbassati. Quest'anno non faccio il cinepanettone per mille motivi, sarebbe lungo spiegare, per cui farò un progetto, ma che però uscirà nei cinema nel 2017. Premiata anche l'attrice e produttrice Federica Vincenti, moglie dell'attore Michele Placido. Intanto dobbiamo dire che c'è un grandissimo talento, ormai sono 2-3 anni che devo dire fortemente guardo molto di più i cortometraggi, sono molto più appassionata, perché fondamentalmente il cortometraggio ormai è un film vero e proprio. Questi sono i nostri ragazzi del futuro, i nuovi registi, e poi voglio dire, quest'anno il cinema italiano in particolare, dopo il grande lavoro fatto da Gabriele Mainetti, che appunto ha vinto tutto quello che si poteva vincere, David, premi, Ciacco, ovunque, e lui è appunto manifestazione di quanto in realtà si parte dal cortometraggio per poi arrivare al grande cinema d'autore. Il programma del festival presenta 150 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, divisi per sezione, tra i quali una dedicata ai migranti e una alla disabilità. Direttore artistico della manifestazione è il critico giornalista Giovanni Bogani, il presidente Marcello Zeppi. Questi numeri sono impressionanti se si pensa che un festival che ha una bella storia di 67 anni, nel corto è il primo fra i festival del cinema in Europa, in Italia certamente il primo di gran lunga. Poi abbiamo anche le giornate degli autori, quindi anche qui centinaia di progetti, sono stati selezionati 30 nuovi progetti che diventeranno i Neri Parenti, no? O la Federica Vincenti di domani.